Totò Antibo, ospite d'onore alla 92esima edizione del Giro di Castelbuono, che lo ha visto anche protagonista in una edizione, ma il nome di Totò Antibo è legato alla storia dell'atletica azzurra, dell'atletica internazionale. Ricordiamo i due titoli, campione europeo a spalato nel 90 sui 5.000 e 10.000 metri e l'argento ai giochi olimpici di Seul 88 nei 10.000 metri. Ci hai fatto veramente sognare, Totò. I tuoi ricordi legati a quella gara dei giochi olimpici in cui ci ha veramente regalato delle grandissime emozioni? Ma i miei ricordi non si potranno mai dimenticare. Direi che dovevo un po' migliorare e fare i complimenti anche a Brahim Boutaib, perché in sincerità pensavo che lui non avrebbe arrivato al traguardo. E direi che la sconfitta me la sono andata a cercare io. Questo significava che io ancora non ero maturo del tutto di essere il numero uno del mondo, perciò il fatto che Brahim è arrivato al traguardo tenendo per metà gara da solo, credo che sono dovuto andare a fare i complimenti a lui. Io dopo quella gara ho capito veramente come doveva entrare nella gara senza avere la paura di nessuno. Sono ancora tuoi i record italiani sui 5.000 e 10.000 metri. Il che la dice lunga, cosa significa? Che in Italia non ci sono talenti? Cosa c'è che non va nel modo di lavorare in Italia a livello atletico? Perché non è possibile che ancora i tuoi record siano imbattuti come quelli di altri azzurri, mi viene in mente Gennaro Di Napoli sulle distanze del mezzo fondo veloce. Ma io innanzitutto mi dispiace che ancora i record sono addosso a me, mi dispiace tantissimo che non si riesce a trovare un italiano che mi batti i primati. Ho sempre detto andrà a finire come nel calcio, che prenderemo gente africana che prenderà la cittadinanza italiana e allora batteranno i record. Perché in Italia non succede quello che è successo nel passato? Perché la gioventù di oggi non ha quella voglia che avevamo noi nel passato. Perché i giovani di oggi, ricordiamoci, sono sempre attaccati al televisore, a giocare nel telefonino, addirittura mentre si guida anche la macchina, e non hanno neanche più la voglia di allenarsi come prima. Entrano praticamente nelle 8 società militari che ci sono in Italia, una volta entrati non si allenano più come prima perché hanno trovato il loro lavoro. Ecco, parliamo di allenamento. Quei risultati di cui parlavamo prima, soltanto alcuni, sono il frutto di grandi fatiche. Ci puoi ricordare velocemente, sinteticamente, i tuoi metodi di allenamento? Quanto ti allenavi? Metodi? Io devo dire che il mio allenatore Polizzi, che io lo consideravo il mio secondo padre, mi ha insegnato veramente cos'era l'atletica. Dovevo dimenticarmi di tutto. Cosa significa dimenticarmi di tutto? Innanzitutto dovevo andare a dormire alle 9 di sera a letto, alle 7 e mezza del mattino già ci dovevamo allenare. Dovevo fare sacrifici tutta la giornata praticamente, facendo praticamente 210 km a settimana. Non c'è dubbio che avevo anche la fortuna di aver trovato dei miei grandissimi amici, che uno qui oggi è accanto a me praticamente, che è Mauro Biagetti, che mi aiutava tantissimo ad allenarmi. Io non lo so, i giovani di oggi credo che non fanno questa scelta di vita. Perché non fanno questa scelta di vita? Vanno a luna di notte, vanno in discoteca, si allenano addirittura alle 10 del mattino, ma questo non è atletica, questo è un modo di divertirsi. Se tu devi fare l'atletica non è il calcio, l'atletica è uno sport individuale dove uno si deve dimenticare delle donne, assolutamente, perché sappiamo che nell'atletica ci sono i grandi meeting internazionali,
ci sono le Olimpiadi, i mondiali, gli europei, la Coppa del Mondo, che io non potrò mai dimenticare. E poi ricordiamoci, col passare degli anni gli africani sono cresciuti tantissimo, è il loro sport, sono i più bravi. Ma adesso lei mi può dire anche: Totò, ma tu li hai battuto la gente di colore? Ma io mi allenavo come si allenavano loro. Io andavo 3 volte l'anno in Africa, mi allenavo a Sestriere, essendo in quota a 2000 metri d'altezza. Ma questi ragazzi di oggi, ma veramente si allenano o no? Totò, parlando con te, è inevitabile che si tocchi un punto che è quello di come, nei tuoi confronti anche di altri campioni, la Federazione Italiana tutto sommato gli abbia restituito poco, molto poco. Guarda, io un po' prima con la Federazione ce l'avevo, perché il fatto che quando è successo il fatto mio, che io non mi vergogno dirlo, che tramite un incidente mi ha causato l'epilessia, io purtroppo sono scomparso dalla circolazione, perché nel 91 ai mondiali era il grande favorito della gara. È arrivata una crisi epilettica e neanche io sapevo che io vivevo con questo tipo di male. Facendo alcuni accertamenti al cervello è uscito fuori l'epilessia. Io l'ho dichiarato da persona educata, ma da quando l'ho dichiarato Totò non era più Totò. E allora praticamente anche la federazione si è dimenticata di me. Nemmeno una telefonata per sapere come stavo. Ma io ho dato tanto all'Italia, ma veramente tanto, praticamente. Però poi, praticamente, alla fine ho dovuto anche chiedere scusa alla federazione, ma che sia chiaro, perché un epilettico che riesce a correre, doveva succedere una disgrazia, arriva una crisi epilettica, cade per terra e muore in una gara. Io credo che alla fine avevano anche ragione loro, non eri in grado di riuscire a correre in quella situazione. O ti curavi praticamente, e loro, bene o male, se doveva succedere una disgrazia, erano anche coperti, oppure no, ti dovevi ritirare. Io mi sono curato, però con i farmaci epilettici che dovevo prendere, Totò non era più Totò. E praticamente la situazione era quella che era, però... Chi sono stati gli amici che ti sono rimasti a fianco, veramente? Ma uno di tutti è qui, l'avete accanto, è Mauro Biagetti, mi ha sempre voluto bene come un fratello, era la mia lepre personale. Per dire, gli altri sono stati, ogni tanto mi sento con anche con Panetta, con Cova, con May, non è che praticamente si sono del tutto dimenticati, però ci salutiamo, la vita è cambiata tutta. Però stavo per dire una cosa, nel 2005 mi arriva una chiamata, praticamente, che era la federazione, che lo Stato italiano, praticamente, che per meriti sportivi, per quello che avevo dato, dopo 14 anni che non ricevevo una telefonata, mi ha fatto un regalo, praticamente, che era il vitalizio. Per meriti sportivi io meritavo la piccola pensione che io vivo attualmente. Meritata? Non so se è meritata o meno. Questo tipo di pensione lo danno a quelli che hanno vinto medaglie olimpiche e che non lavorano, che sia chiaro. Perché anche quando sono andato a ricevere questo piccolo premio, praticamente sono stati chiarissimi: Totò, questa è una pensione che per meriti sportivi la meriti, è stato lo Stato italiano, però non devi avere delle entrate. Cosa significa non devi avere delle entrate? Non puoi lavorare più. E come si fa a vivere con quel piccolo vitalizio? Purtroppo con 1.400 euro ci devo sapere vivere. Io non lavoro, mia moglie non lavora e c'ho 2 bambini. Però ricordiamoci un qualcosa che io non riesco mai a capire, non perché io desidero l'accompagnamento meno. Guardate, io sono invalido al 100%, c'ho praticamente come si può dire, la 104,3, il massimo, mi hanno tolto la patente, non posso lavorare, ma mi tocca l'accompagnamento. Io allo Stato gli farei questa domanda. Perché avete visto anche oggi qui, per venire qui a Castelbuono, come sono arrivato?
è venuto qualcuno dei vostri colleghi che mi è venuto a prendere. Certo. Perché io non posso guidare più. Io per andare a mangiare un gelato a Palermo mi devono accompagnare. E allora cerchiamo di capire che lo Stato veramente che dovrebbe capire che l'accompagnamento lo merito. Un augurio per l'Atletica Azzurra, Totò. Un aiuto. Un augurio. Io quest'anno ci sono i mondiali, io spero che l'Italia abbia quella voglia che abbiamo lasciato noi nel tempo nel passato. Il mezzofondo, dico la verità, non c'è assolutamente, perché se andiamo a vedere nessuno addirittura ha fatto il minimo né nei 5 neanche nei 10. Mi auguro che praticamente ci sono altre specialità che i ragazzi possano vincere la medaglia. È ritornato, mi sembra, Tamberi nell'alto, che è un in grado che può vincere la medaglia, anche se si trova attualmente il numero uno del mondo, non so se era l'inglese, non mi ricordo come si chiama, però lui è in grado anche di saltare 2,39. Nella velocità siamo bravissimi, certo non è il mio grande amico Pietro Mennea, che me lo ricordo nel cielo, però possiamo fare grandissime cose. Certo, la Giamaica è fortissima, gli americani nella velocità sono bravissimi, ma nella vita tutto può succedere. Se uno va a cercare veramente che vuol vincere qualcosa, allora fate dei sacrifici che ci potete riuscire. E direi che con questo augurio veramente possiamo chiudere. Io ti ringrazio, Totò, per tutto quello che hai dato all'Atletica Azzurra, e per me è stato un onore poter chiacchierare con te, e da tanti anni che lo desideravo. Ma a me, guarda, io sono contentissimo che ancora la gente mi vuole bene tantissimo, ma sono un ragazzo normale. Se la gente si deve vergognare veramente perché io sono epilettico, guarda che si sbaglia, perché quando a me mi hanno chiamato che dovevo venire qui a Castelbuono, lo sa cosa ho detto? Che volevo che i ragazzi che erano malati del paese si facevano una piccola corsa con me per dare coraggio a tutti i malati. Perché non l'hanno fatto? Questo è un modo per dare coraggio a tutti i ragazzi malati. E io praticamente sono un tipo di ragazzo che voglio dare aiuto a tantissimi. A Roma, 4 anni fa, 4.000 malati hanno corso insieme a me, praticamente. Io non sono un ragazzo cattivo, sono un ragazzo buono che voglio dare coraggio a tante persone che hanno di bisogno, veramente. Grazie, Totò.